amici cacciatori e cacciatrici, ben ritrovati. Siamo in viaggio per una nuova avventura di caccia. In questo momento stiamo attraversando la Grecia, dopo attraverseremo tutta la Bulgaria e punteremo direttamente su Bucarest. Dopo Bucarest faremo ancora 300 km per raggiungere il nostro posto di caccia, che si trova quasi al confine con l'Ucraina. Per il momento vi saluto e a risentirci a dopo. Ragazzi, come potete vedere, arrivare sul posto di caccia è come fare un cavo al trofeo. Meno male che questo mezzo, anche se vecchio, riesce a passare dappertutto, perché è una poltiglia, fango, sabbia. Con qualsiasi mezzo non saremmo passati, forse con un trattore. Cari amici, per questa nuova avventura di caccia, stavolta ci troviamo in Romania per la caccia ai beccacini. In una zona meravigliosa, ampissima, sono oltre 2000 ettari di risaie e marcite, molto impegnative come potrete vedere dalle immagini. Qui su questi terreni bisogna quasi volare, non appoggiare neanche i piedi, perché sennò si va giù, e vediamo come va a finire nei prossimi giorni. Per questo tipo di caccia utilizzerò una doppietta con 67 di canna, 4 stelle di prima canna e 2 stelle di seconda canna. Come in prima canna metterò delle cartucce piombo 9 Bior, mentre in seconda canna metterò delle cartucce con contenitore normale del piombo 8, che mi sembrano quelle più adeguate a questo tipo di salvagina. Adesso facciamo un turno con la dea, solo con la dea, perché questi beccacini sono particolarmente nervosi, difficili, sospettosi, partono a 80, 90, 100 metri dai cani ed è un problema. Adesso proviamo solo con un cane, perché il momento più complicato e difficile è proprio quello dell'accostamento. E vediamo un attimino come va, anche perché, ripeto, sono animali molto smaliziati. Beccacini, le sniepe, caccia d'élite da sempre, riservata ad una nicchia di cacciatori cinofili dal palato talmente fine da sfiorare l'assurdo. Forse più di ogni altra conosciuta,
Quella al beccaccino è la caccia con il rapporto più distante tra sacrificio e somma preparazione, e resa in grammi della preda. La caccia al folletto dell'acquitrinio, alla freccia alata, implica un grado di specializzazione dell'uomo cacciatore e dell'ausiliare a quattro zampe che non rappresenta eguali nel mondo venatorio. Essa mantiene alti valori della cinofilia tradizionale, fuori dal coro della cinofilia di moda. Nonostante la piccola mole ed il grado di difficoltà nel cacciarlo, intorno a questo piccolo scolopacide nacquero sin dai primi anni dello scorso secolo entusiasmanti leggende. È complicatissimo in quest'erba così alta recuperare questi beccacini. Adesso ci concediamo 2 minuti di relax perché siamo distrutti. Abbiamo fatto 3 ore di palude che è veramente impraticabile, proprio ci vuole veramente una passione, un coraggio per affrontarla, e ce ne tocca altrettanto perché alle nostre spalle abbiamo almeno 4 chilometri altri di marcita. La caccia è andata discretamente bene, ci possiamo accontentare. La dea ha lavorato e ha fermato, come potrete vedere, immagino,
diverse volte, anche perché oltre ai beccacini c'erano diversi frullini che insomma hanno dato un po' da filo torcere al cane. Facciamo adesso un turno con la vana, abbiamo cambiato zona e vediamo un attimino come va e se troviamo qualche beccacino. Che tiro, ragazzi! Che spettacolo! È una distanza incredibile. Speriamo di recuperarlo. Avete visto dove è caduto? Eh? No. Lo sapevo. Come al solito. Brava, bravissima, vieni, brava la vana, bravissima, bellissimo riporto, una bellissima fucilata, io non so come ho fatto perché era una distanza incredibile, meno male, grazie mano, bravo, bravo amore mio, bravo. Questo è un tiro incredibile, d'altra parte si chiamano saette alate proprio per questo motivo, per la difficoltà di accostamento e soprattutto per il tiro. Anche qui sul tiro tra i cacciatori ci sono diverse teorie. Allora ci sono quelli che pensano che bisogna sparare il beccacino nel momento in cui ha finito il suo zigzag. E io invece sono del parere che bisogna sparare il beccacino nel momento in cui entra nell'area visiva, di istinto. E così è stato per questo. Molto bene. Facciamo un turno con la Dea e con la Maya.
e vediamo un po' come va a finire. Su, andiamo. Bellissimo, bellissimo lavoro dei cani, bellissime ferme, consenso, guidata. Brava Maya, vieni Maya, vieni, bravo Maya. Bravo. Qua stare in piedi è un problema, le sabbie mobili. Nel 1929 fu fondato il raffinatissimo club del Beccaccino e dal 1963 la presidenza fu affidata al mitico avvocato Adelio Ponch de Leon.
nostro amico Giovanni. Il nostro amico Giovanni, compagno di avventura, compagno di lavoro per l'attività venatoria, anche lui ha fatto un buon riporto. Bravo Giovanni, ti ringrazio, sei stato bravissimo. Niente, era un riporto difficile nelle canne, complicato, neanche il cane ci sarebbe arrivato. Complimenti, bravo. Vieni. Ho sempre coltivato il convincimento che la caccia al beccaccino, come nessun'altra, implica un tal grado di specializzazione, in ossequio del quale, personalmente, mi limitai ad invidiare cacciatori ed i cinofili che la praticarono senza avere però sufficiente coraggio per goderne. Vanni De Carlo, invece, mio amico da sempre, di queste remore non ne accusa. È forte di validissimi, anzi, validissime ausiliari. Come sempre, anche stavolta, regala ai fortunati fruitori di questo video una ben precisa idea di cosa questa specialistica disciplina venatoria possa essere. Terreni difficilissimi, una caccia impegnativa, ma soprattutto beccacini che probabilmente dovevano essere stati già cacciati perché cani in ferma, e i beccacini partivano sempre ai limiti del tiro. E questo è un beccacino adulto, perché beccacino giovane, beccacino dell'annata, normalmente qui sul dorso
presenta delle nidie nere molto più marcate e chiaramente anche il becco risulta leggermente più piccolo, proprio perché ancora si deve formare, mentre il beccacino adulto cambiano i colori, qui sopra è un po' più marroncino e il becco è perfettamente formato. Centinaia e centinaia di germani, tutti germani, mentre all'inizio avevamo visto un volo di alzavole, però che è andato, contrariamente è sparito col vento di dietro da questa parte. I germani invece sono partiti tutti controvento, è uno spettacolo, si sono alzati anche a 20 metri dalla macchina, è una cosa stupenda, unica devo dire, un bello spettacolo. Cari amici, la caccia ai beccacini nel nord della Romania è terminata, abbiamo fatto 3 giorni di caccia, sono state giornate particolarmente impegnative perché erano animali cattivissimi, andavano via sempre ai limiti del tiro, anche se fermati molto bene dai cani a distanze notevoli. Terreni difficili sia per me che per i cani e comunque si sapeva perché questa sia per i cacciatori che per i cani è una tra le cacce più difficili da fare. E comunque siamo contenti perché abbiamo cacciato in un habitat unico, bellissimo, e per il momento vi saluto dandoci appuntamento al prossimo filmato e mi raccomando, teniamoci in contatto. Alla prossima! Alla prossima avventura! Vieni, Maia, vieni, bravo.